Parliamo di tutte le attività dell'ASP che non sono molto variegate, riguardano tutti i dipartimenti, l'area territoriale, l'area ospedaliera, l'area della prevenzione, l'area amministrativa con le assunzioni che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Quindi è come intendiamo procedere nei prossimi 2 anni. Quindi non si tratta solo di una cosa. L'unica, se volete, una notizia di questa sera è quella che domani deliberiamo l'inizio dei lavori del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, che questa può essere forse la buona notizia che aspettavamo in queste settimane. E poi per il resto i nostri problemi sono acquisire le risorse umane, non ultimo i problemi che abbiamo avuto per l'ortopedia dell'ospedale di Sciacca, cioè non è che stiamo tentando in tutti i modi di poter acquisire specialisti per dare la giusta ed efficace assistenza sanitaria a tutta la popolazione in tutta la provincia. Come sta la sanità agrigentina, direttore? Ma guardi, da esterno, perché ormai sono da 5 mesi qui, però l'ho vissuta da esterno, abbiamo delle zone di eccellenza e delle zone di criticità. Dobbiamo lavorare sulle zone di criticità e dobbiamo mantenere le zone di eccellenza. Per le zone di eccellenza penso ad esempio alle emodinamiche, alle 2 emodinamiche che funzionano benissimo sia a Sciacca sia ad Agrigento. Per le criticità penso all'ortopedia in entrambi gli ospedali, ma sono solo 2 esempi, ma dobbiamo lavorare su tutti i campi.